Per anni, il terzo segreto di Fatima è stato un segreto rinchiuso negli archivi vaticani. Faceva parte di un messaggio che la Madonna di Fatima diede a tre bambini portoghesi nel 1917, ma chiese che non fosse rivelato al pubblico fino al 1960. Ma tuttavia, la Chiesa, conoscendo il terzo segreto, decise di non renderlo pubblico e i reali motivi sono scioccanti. Qual è il vero contenuto del terzo segreto di Fatima che ha spaventato così tanto la Chiesa? La decisione di mantenere il terzo segreto nascosto, agli occhi del pubblico fino all'alba del nuovo millennio, ha dato origine a una miriade di teorie e congetture sul suo contenuto, ciascuna più intrigante dell'altra. La nostra storia inizia nel sonnolento villaggio di Fatima, in Portogallo, nel 1917. Fu qui che tre giovani pastorelli, Lucia dos Santos, Francisco Marto e Jacinta Marto, riferirono una serie di straordinarie apparizioni della Beata Vergine Maria. Durante questi incontri mistici, la Madonna impartì ai bambini tre profondi segreti, esortandoli a pregare ferventemente per la pace nel mondo, la rapida conclusione della Prima Guerra Mondiale e la conversione della Russia dallo spettro incombente del comunismo ateo. Mentre i primi due segreti furono infine divulgati al pubblico, il terzo segreto rimase avvolto in un velo impenetrabile di segretezza. Il suo contenuto, noto solo a pochi eletti tra i più alti ranghi della Chiesa Cattolica. Come unico testimone sopravvissuto, agli eventi miracolosi di Fatima, Suor Lucia portò il peso del terzo segreto per tutta la sua lunga e movimentata vita. Nel 1943, mentre la sua salute iniziava a vacillare, scrisse il segreto su carta, sigillandolo all'interno di una busta e affidandolo alla custodia del vescovo di Leiria. Secondo le esplicite istruzioni della Madonna, la busta doveva rimanere chiusa fino al 1960, una data che aveva grande significato agli occhi della Beata Vergine. Tuttavia, quando l'anno stabilito arrivò e passò, i successivi papi, tre a cui Giovanni XXIII e Paolo VI, scelsero di mantenere nascosto il contenuto del segreto al mondo, alimentando ulteriormente le fiamme della speculazione e dell'intrigo. Il mistero del terzo segreto assunse una nuova e drammatica dimensione il 13 maggio 1981, quando Papa Giovanni Paolo II scampò per un pelo alla morte per mano di un aspirante assassino nel cuore di Piazza San Pietro. Mehmet Ali Agca, un terrorista turco, sparò quattro colpi al pontefice, ferendolo gravemente e lasciando il mondo cattolico in uno stato di shock e incredulità. Notevolmente, l'attacco avvenne proprio nell'anniversario della prima apparizione di Fatima, una coincidenza che non sfuggì al Papa. Riprendendo conoscenza, Giovanni Paolo II richiese immediatamente la busta contenente il terzo segreto e ciò che lesse tra quelle pagine lo lasciò completamente sbalordito. Il Papa divenne convinto che la Madonna fosse intervenuta direttamente, guidando i proiettili e risparmiandogli la vita dalla morte certa. Si vedeva come il vescovo vestito di bianco menzionato nel terzo segreto, una figura destinata a essere martirizzata per la fede. Nonostante sia sopravvissuto al tentato assassinio, Giovanni Paolo II sostenne che la Madonna lo aveva riportato indietro, dall'orlo della morte, creando un legame indissolubile tra il segreto e la sua incredibile storia di sopravvivenza. Quando il XX secolo volgeva al termine, Papa Giovanni Paolo II fece un annuncio sorprendente che scosse il mondo cattolico. Nell'anno 2000 rivelò che la terza parte del mistero di Fatima, condivisa con il pubblico, era solo una frazione del vero messaggio impartito a Suor Lucia. Questa rivelazione accese un rinnovato interesse per il terzo segreto, spingendo cattolici e non cattolici a riflettere sull'effettiva estensione della profezia e sulle sue implicazioni per il futuro della Chiesa e del mondo intero. Se gli eventi strazianti del 13 maggio 1981 non rappresentavano il compimento ultimo del segreto,
Come era stato suggerito in precedenza, quali altre calamità e prove aveva previsto la Beata Vergine? Le parole di Suor Lucia stessa, scritte in umile obbedienza a Dio e al Vescovo di Leiria, dipingono un quadro vivido e profondamente inquietante del contenuto del terzo segreto. Nel suo racconto, descrive una visione terrificante di un angelo con una spada fiammeggiante, pronto a incendiare il mondo nel fuoco del giudizio divino. Solo l'intervento misericordioso della Beata Vergine, raggiante di uno splendore sublime, impedisce che la catastrofe si verifichi. Il segreto parla anche di un vescovo vestito di bianco, universalmente inteso come il Papa, che attraversa una città in parte in rovina, i suoi passi vacillanti sotto il peso di un'immensa tristezza e afflizione. Mentre prega per le anime dei numerosi morti che incontra lungo il cammino, lo stesso Papa cade vittima di una pioggia di proiettili e frecce, martirizzato ai piedi di una grande croce sulla cima di una ripida montagna. La visione predice anche il martirio di numerosi vescovi, sacerdoti e religiosi, il cui sangue è raccolto dagli angeli e spruzzato sulle anime dei fedeli, un potente richiamo al sacrificio ultimo che potrebbe essere richiesto a coloro che seguono Cristo. Padre Joaquín Alonso, l'illustre archivista degli archivi segreti vaticani, aveva un accesso senza pari alla lettera di Suor Lucia e a una vasta gamma di altri documenti correlati. Prima della sua prematura scomparsa, Padre Alonso fece una rivelazione sorprendente che scosse il mondo cattolico. Il terzo segreto, affermava, predice una serie di eventi catastrofici che colpiranno l'umanità, eventi del tutto distinti dalle calamità naturali, malattie e carestie che hanno afflitto il nostro mondo nel corso della storia. Invece, il segreto parla di una crisi profonda che investirà la Chiesa cattolica dall'interno, scuotendo le fondamenta stesse su cui si erge. Padre Alonso avvertì di un'erosione graduale della fede, un allontanamento dalle verità eterne degli insegnamenti di Dio e la diffusione insidiosa dell'immoralità e del vizio all'interno delle sacre mura della Chiesa stessa. Parlava di conflitti amari e disaccordi profondi che avrebbero lacerato il tessuto dell'unità, portando infine alla caduta dei più alti ranghi della gerarchia vaticana. Una catastrofe che potrebbe persino coinvolgere lo stesso Papa. Nell'estate del 2018, una serie di rapporti esplosivi scosse il mondo cattolico fino alle fondamenta, accusando un numero significativo di alti cardinali vaticani di aver attivamente coperto innumerevoli casi di abuso sessuale durati decenni. Tra i prelati implicati c'erano i cardinali Sodano e Bertone, due figure potenti che avevano svolto ruoli strumentali nella divulgazione pubblica del terzo segreto nel 2000. Durante quell'annuncio fatidico, il messaggio trasmesso ai fedeli era rassicurante, suggerendo che già gli avvertimenti contenuti nel segreto, come il tentato assassinio di Giovanni Paolo II, fossero già avvenuti e che non vi fosse più motivo di allarme. Tuttavia, come i recenti scandali hanno rivelato la scioccante estensione del decadimento morale e del tradimento della fiducia all'interno della Chiesa, è diventato sempre più chiaro che le profezie di Fatima sono lontane dall'essere completamente realizzate. Mentre la Chiesa cattolica si trova a un bivio, affrontando una crisi di fede senza precedenti e la necessità urgente di un rinnovamento profondo, il messaggio di Fatima assume un nuovo e pressante significato. Il terzo segreto, con le sue visioni inquietanti di sofferenza, martirio e lo spettro di una Chiesa in tumulto, serve come un richiamo potente a tutti coloro che aderiscono agli insegnamenti di Cristo. È un promemoria che il cammino verso la redenzione è spesso disseminato di prove e tribolazioni e che la vittoria finale sulle forze delle tenebre arriverà a un grande costo. Perché la Chiesa emerga da questo crogiolo più forte, più trasparente e più pienamente impegnata nella sua missione sacra, deve ascoltare gli avvertimenti di Fatima
e abbracciare uno spirito di profonda umiltà, pentimento e fedeltà incrollabile al Vangelo. Il terzo segreto di Fatima, a lungo avvolto nel mistero e oggetto di infinite speculazioni, rimane una testimonianza del potere duraturo della fede di fronte alle avversità. Ora, Chiesa Cattolica si confronta con le sfide di un'epoca sempre più piena di peccati. L'ascesa del relativismo morale e le ferite inflitte dai peccati dei suoi stessi membri, il messaggio di Fatima si erge come un faro di speranza e un richiamo a tornare tra le braccia di Dio. Prima di salutarci, un terribile nuovo avvertimento di Papa Francesco è avvenuto davanti a tutti i leader mondiali durante il G7. È davvero spaventoso quello che ha predetto. Clicca nel video sullo schermo per conoscere tutto ora. Se ancora non lo hai fatto, ricorda anche di iscriverti al canale e mettere mi piace al video. Ciao!